Ciao a tutti e bentornati. Siamo a San Zeno Naviglio, dove oggi vi presentiamo la City Car che rivoluzionerà la mobilità urbana. Stiamo parlando della 100% elettrica DR 1.0. Ecco qui la DR 1.0, auto molto compatta, dal design grazioso e simpatico. Ma non pensate che, date le sue piccole dimensioni, sia un veicolo carente di spazio. Vanta infatti di 4 posti e un bagagliaio che arriva fino a 630 litri. Ma partiamo dalle dimensioni. È lunga 3,2 metri, larga 1,67 e alta 1,59. Ingombri che assicurano tanta maneggevolezza e leggerezza. Pesa infatti poco più di 1000 kg. Frontalmente troviamo la classica calandra, che in questo caso si presenta molto più piccola rispetto agli altri modelli della gamma. Come sempre poi è accompagnata dal logo DR qui in basso. L'anteriore ha una forma molto interessante. Come potete vedere, nella parte inferiore ha un design lineare che gli dona una certa imponenza. Mentre nella parte superiore troviamo uno sviluppo più curvo e che si allinea con i fari a sviluppo verticale. A me non dispiace affatto. E a voi? Ditecelo nei commenti. Scendendo troviamo le alloggi di fare fendinebbia e questa seconda griglia nella parte più bassa del paraurti. Di lato vediamo subito quanto questa vettura sia compatta. Molto bello questa specie di baffo che troviamo nella parte alta della fiancata. Gli dà un tocco, diciamo, dinamico. Nella parte inferiore poi notiamo questa plastica nera che percorre tutta la parte bassa della carrozzeria. I cerchi, infine, in questa tinta bicolor sono da 15 pollici. Le colorazioni disponibili per DR 1.0 sono 4: grigia, verde, bianca e rossa. Passiamo al posteriore, che è caratterizzato da tanto materiale plastico. Il paraurti, l'estrattore, la fascia che collega i fari e anche questa fascia nera lucida. Il bagagliaio e lo spoiler invece sono in tinta con la carrozzeria. A proposito di bagagliaio, ve lo faccio vedere. Con i sedili su lo spazio non è molto, abbiamo infatti 110 litri. Se invece abbassiamo i sedili, guardate un po', si ricava uno spazio niente male, 630 litri. Parliamo ora degli interni, ma dal lato del passeggero, perché troviamo il sedile con funzionamenti elettronici, con la possibilità di regolarlo e di abbassarlo, per far salire dietro i nostri passeggeri. Dal lato guidatore invece i comandi restano manuali. Gli spazi sono quelli di una City Car, quindi abbastanza contenuti ma vivibili. Molto belli e ben fatti i sedili, con questa struttura con il poggiatesta integrato. Per il resto troviamo come di consueto un mix di plastiche con diverse finiture. Questi dettagli di colore azzurro ed un vano portaoggetti a giorno nel lato passeggero. Al centro della plancia troviamo lo schermo dell'infotainment touch da 9,7 pollici, equipaggiato con Apple CarPlay, Android Auto e la retrocamera. Tra le varie impostazioni si può anche personalizzare la frenata rigenerativa. Scendendo troviamo la leva del cambio circolare e un vano portaoggetti, i tasti del freno a mano, l'auto hold e le quattro frecce. Infine il vano per caricare il nostro smartphone. Il volante ha una vocazione sportiva con questa corona tagliata. A sinistra troviamo i comandi dell'infotainment, mentre a destra quelli del climatizzatore. Il cruscotto infine è digitale e ha uno schermo da 3,5 pollici. Veniamo ora a parlare del motore e della batteria. DR 1.0 è equipaggiata con un motore elettrico da 45 kW, che equivale a 60 cavalli, con ben 150 Nm di coppia. Le prestazioni sono perfette per la città: 0-50 in 5 secondi, 0-100 in 17 secondi e velocità massima limitata a 120 km/h. La batteria è da 31 kWh. In AC possiamo caricarla dallo 0 al 100% in 6 ore e mezza, mentre con la ricarica fast andremo dallo 0 all'80% in 50 minuti e dal 20 all'80% in soli 35 minuti. La sua autonomia varia dai 294 km nel ciclo urbano ai 210 nel ciclo combinato WLTP. Che ne pensate di questa DR 1.0? Diventerà il punto di riferimento delle nuove City Car? Come sempre ti invitiamo a venirci a trovare nella nostra sede di San Zeno Naviglio per poter vedere tutta la gamma DR che trovate qui esposta. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!